Eccoci qua. Ciao, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Ormai ci conosciamo, sono Giovanni di Rinascere nel Suono, ma questa sera non sono qui per parlarvi della scuola, ma sono qui per aiutarvi, chiunque voi siate, persone normali, cosiddette normali, perché voglio aiutarvi a migliorare il vostro benessere, a stare bene, a ritrovare un buon equilibrio energetico e a stare bene anche con gli altri, non solo con voi stessi, ma anche con gli altri. Magari voi mi direte, ma io sto benissimo con me stesso e con gli altri. E poi magari scoprite che siamo un po' tutti, attaccati dallo stress. Da quello stress che arriva tutte le mattine, tutti i pomeriggi, tutte le sere, perché si ripetono sempre azioni che non ci piacciono tanto e che dobbiamo comunque fare. Dobbiamo incontrare delle persone che magari non abbiamo tanta voglia di incontrare. E quindi dentro di noi si crea, si forma una sorta di rabbia, una rabbia che non riusciamo ad esprimere e quindi questa rabbia si incatena dentro di noi, si blocca dentro di noi e dà origine a quell'ansia, a quello stress dal quale poi non ci riusciamo mai a liberare e che alla lunga ci dà anche fare, ci fa anche male. Allora, abbiamo bisogno di antidoti. Potremmo andare a ritirarci sulla cima di una montagna. O in mezzo al mare, ma forse anche lì non saremmo liberi dallo stress, perché ci porteremmo il tablet e quando il tablet parte non troviamo la password, non troviamo l'username giusto e ci incasiniamo. Quindi purtroppo siamo in un momento della nostra, diciamo, della nostra vita sociale in cui lo stress la fa da padrona. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di stare bene e convivere con lo stress. La volta scorsa, che era 2 settimane fa, abbiamo fatto un lavoro con la spugna. Oggi faremo un nuovo lavoro che si chiama humming, ovvero il respiro sonoro e la vibrazione benefica del corpo. Che cos'è questo humming? Ve lo dico fra un attimo. Per intanto vorrei fare un breve riepilogo pratico, se avete con voi la spugna, se no lo fate fingendo di averla. Di quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Con la spugna riusciamo a dare un senso diverso alla nostra respirazione, in quanto di solito quando inspiriamo, quello lì è il momento dell'ansia. Ah, e dopo ci rilassiamo. Ma nuovamente, di colpo, abbiamo la percezione che c'è il leone che è uscito dalla savana e che ci sta zampando e noi ci spaventiamo. Ok, ecco che la spugna allora interviene per aiutarci a stare calmi e tranquilli e a favorire la buona respirazione naturale dei nostri polmoni. I nostri polmoni, come questa spugna, quando noi li strizziamo pss, e buttiamo fuori l'aria, usate come una specie di Z. Che secondo la medicina tradizionale cinese fa bene e risana i nostri polmoni e noi ne abbiamo tutti bisogno qui in pianura padana. Buttiamo fuori l'aria. Ecco quando l'aria è uscita e anche noi abbiamo asciugato il nostro diaframma, ci siamo risucchiati dentro, no? Siamo diventati insomma più magri. Quando poi la spugna si gonfia, anche noi ci gonfiamo, come se il nostro addome finalmente si lasciasse andare, si espandesse, perché come la spugna ci insegna, quando la spugna è strizzata non è contenta, quando la spugna si rilassa e si espande, il nostro corpo è contento. E quindi ecco che quando espiro e faccio l'azione, la spugna si schiaccia, ma quando la lascio, lei cosa fa? Ritorna espansa e io con lei mi espando e respiro in modo naturale, senza fare l'azione del dover prendere l'aria, che è quella che ci mette ansia addosso. Rifacciamolo ancora una volta, butto fuori l'aria. Anche quando parlo butto fuori l'aria, molto meno, anche quando canto, molto meno, quando espiro,
Invece ne butto fuori tanta, così. E ora cosa fa? Lascio entrare l'aria. Vedete che bello che quando l'aria entra noi ci rilassiamo e siamo contenti e sereni che i nostri polmoni si espandano e che la nostra spugna si espande? Questo vuol dire dare una informazione al nostro sistema simpatico e parasimpatico di respirare tranquillamente, di non andare in ansia. E questo è alla base di tutto. Quindi, oggi, da questo punto in cui siamo arrivati la volta scorsa, andiamo avanti e ci occupiamo di quello che si chiama humming, che è un termine inglese che vuole dire ronzio. Che cos'è questo ronzio? Il ronzio è quando noi, tenendo la bocca chiusa, ma non forzatamente chiusa, proviamo a emettere un suono che chiaramente, essendo la bocca chiusa, da dove esce? Dal naso. Ok? Così. La domanda è: le corde vocali stanno funzionando? Sì, perché se no sarebbe aria, sarebbe. Invece le corde vocali funzionano. Ma la bocca è chiusa, quindi la bocca non vocalizza una A, una O, una E, una I. Diciamo che questo humming è una tecnica di non canto. E già questa cosa può rilassare tanti di voi, ok? Ma è una tecnica di vibrazione interna. Perché adesso lo vedremo, ogni volta che noi produciamo un humming dentro di noi, in particolare in testa, dove non a caso c'è il cervello, che conta, ma tutta la bocca, il naso, le orecchie e poi giù la gola, il petto, lo stomaco, meno sotto, perché mano a mano che si scende, meno la vibrazione passa, ma può passare ugualmente. E quindi proviamo ancora una volta insieme. Non facciamo l'inspiro potente, usiamo la spugna, butto fuori l'aria, lascio entrare l'aria adesso. Mentre faccio humming, tengo gli occhi socchiusi, guardo ma non guardo. Faccio come dire, un massaggio interno al mio corpo, perché questa vibrazione delle corde vocali si trasmette agli organi superiori, alle fosse nasali, ai seni paranasali, frontali, alla membrana del naso, della gola, di tutto, che si mettono a vibrare. Ma non solo, anche tutta la massa cerebrale vibra dentro la scatola cranica. È una vibrazione benefica. E in particolare vibra anche la ghiandola pineale, che guarda caso è la ghiandola che ci aiuta a regolare la veglia e il sonno. Quindi l'humming è un ottimo rimedio per coloro che soffrono di insonnia, per coloro che soffrono di ansia, per coloro che sono arrabbiati. La bellezza dell'humming qual è? Che lo puoi fare dappertutto, che non hai bisogno di preparazione, che non hai bisogno di uno strumento, che non hai bisogno di cantare, perché l'humming è un non canto. E la cosa bella è che se tu la mattina prendi la macchina, prendi il treno, prendi l'autobus per andare a lavorare, lo puoi fare anche lì. Tanto quel piccolo suono che fuoriesce da te, la gente non lo sente perché c'è il ronzio del motore, che non a caso il ronzio del motore dell'autobus fa addormentare, no? Non a caso. Facciamolo da un punto di vista tecnico come funziona. Funziona che io non devo immaginare di dare una spinta e fare perché qui vuol dire spingere dalla gola, vuol dire fare un'azione violenta, ma devo come immaginare che dal cielo scenda dentro di me, qui dalla fontanella, quella che quando eravamo piccolini era ancora aperta, che poi si è chiusa, ma da lì, che è il punto più delicato, più leggero del nostro cranio, entri. Questo humming delicato.
con un suono che non è basso, ma neanche acuto, perché questo vuol dire fare fatica, o in su o in giù, ma il tono medio che ti esce naturalmente, così. Quanto dura questo humming? Dura il tempo necessario a svuotare parzialmente i polmoni. Allora uno dice, beh, allora io prendo un bel respirone, così dura di più. Però senti cosa succede. Avviene l'azione volontaria nostra che non va bene, perché l'humming deve essere spontaneo, deve essere libero. Quindi non ha nessuna importanza che duri 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi. L'importante è che arrivi questa vibrazione interna che ti aiuta a massaggiare il tuo corpo dall'interno. Noi che lavoriamo con le campane tibetane sappiamo bene il valore che ha una campana tibetana portata vicino al corpo, che lo fa vibrare. A maggior ragione quando noi abbiamo la nostra campana tibetana dentro, ecco che possiamo far vibrare il nostro corpo. Facciamo un esperimento, anzi, prima riproviamo ancora una volta a fare humming, lo facciamo per 3 volte, va bene? Siamo pronti? Andiamo. Salvate la spugna, buttiamo fuori l'aria e poi lasciamo entrare. Ora, qualcuno di voi potrebbe dirmi, senti Giovanni, a me questa cosa mi ha fatto innervosire, altro che passare lo stress, mi è venuto, ce l'ho di più di prima. Benissimo, allora facciamo una prova, facciamo un gioco. Provate a pensare a qualcosa che oggi vi ha stressato. Al lavoro, a casa, figli, internet che non partiva, la macchina che non partiva. Qualcuno al parcheggio che ti ha tagliato il posto, oppure tutto il lavoro che avete da fare che non siete riusciti a finirlo, e questa cosa, anch'io ce l'ho, dico la verità, che domani, stanotte, domani dobbiamo portare avanti ancora, che ci mette stress. Provate a pensare una cosa, ma pensate a quella cosa lì intensamente, come se questo stress fosse veramente come una scimmia attaccata sul vostro ramo. Ok? Quando avete chiaro che cosa vi sta stressando in questo momento, facciamo una serie di 4 respiri sonori in humming. Ok? L'obiettivo è, se lo stress vuole rimanere aggrappato, lascialo lì. Se vedi che piano piano se ne va o ti dimentichi, meglio. L'importante ora è respirare. Ce l'hai l'idea del tuo stress che ti tiene? Bene. Con me, forza. Butto fuori l'aria. Si mette anche il temporale, benissimo. Lascio entrare l'aria. Ancora. Ancora. Ti faccio la domanda. Quello stress che prima sembrava la ragione della tua vita, è ancora come prima? È cambiato qualcosa? Non c'è più? Non ti ricordi che cosa avevi pensato? Lui vuole ritornare, ma fa fatica perché tu sei un po' tranquillo? Prova a pensarci.
Di sicuro è cambiato qualcosa in te, come è cambiato in me mentre lo facevo, tantissimo. E dobbiamo parlare allora, perché sono convinto che poi questo esercizio voi lo rifarete, ma non una volta, anche perché lo stress riappare più di una volta nel corso della giornata, in tanti momenti. Quando meno te l'aspetti, arriva con la botta di stress. Quello lì è il momento per fare humming. Ti metti un attimo da parte, lo puoi fare anche mentre lavori. Vogliamo dire due cose adesso sui benefici del humming, che non sono pochi, eh? Innanzitutto, diciamo che favorisce una benefica vibrazione delle cellule e dei tessuti, in particolare del corpo, del capo e del cervello, ma anche di tutto il corpo. Facciamo una prova. Chiudete gli occhi e provate a mandare il vostro humming in mezzo agli occhi. Voi pensate in mezzo agli occhi. E fate humming e vedrete che lo humming va lì. È andato? Allora, adesso prova a pensare l'humming qui, sulla sommità del capo, dove ogni tanto ti prende quel mal di testa pazzesco. Pensalo lì, qua. E fai humming lì. Se fai fatica a far vibrare lì, alzi un po' l'intonazione del tuo humming e arriva lì. Ti fiscano le orecchie? Hai un problema di, non so, ti fa male qualche parte qui? Ok, mandiamo il suono di humming nell'orecchio destro. E lui va. Nell'orecchio sinistro? Ecco la magia. Dove tu lo pensi, dove tu pensi la vibrazione magicamente appare. Allora, pensiamo che magari ti fa male la gola, ok? Mandiamolo lì. Non ti garantisco che ti possa passare una tracheite o una faringite, però, ad esempio, se hai la gola arrossata perché hai gridato, ti sei arrabbiato con i figli, tu fai un humming mandando la vibrazione qui nella gola, per un po' di volte, le corde vocali vibrano, la vibrazione mandata lì risana le cellule e i tessuti. Sei una persona che soffre di mal di collo, come me in questo momento. Ok, porto la mano qua. Faccio un humming e faccio vibrare. Se non vibra, cambio l'altezza del suono. Eccolo che è arrivato qua dietro. Abbiamo già visto che humming aiuta la produzione di melatonina e quindi la nostra ghiandola pineale si vivifica, si illumina, si rinforza e regola la veglia e il sonno. Ma c'è un'altra cosa che fa lo humming, muove né più che meno la ossitocina. Cos'è l'ossitocina? L'ossitocina è l'ormone dell'amore. Quindi già questa cosa potrebbe darvi qualche suggerimento per la serata, no? Ma in generale mette anche il buon umore, mette la gioia di vivere. E quindi ossitocina go-go, tra l'altro è quella che viene usata al parto con le donne per la dilatazione dell'utero in gravidanza, alla nascita del bimbo, no? Favorisce gli sbuffi di ossido nitrico. Anche lì una cosa stranissima, ma il nostro sistema simpatico parasimpatico di fuga rilassamento è alimentata perennemente da questi sbuffi di ossido nitrico che vanno in circolo. Ecco, humming favorisce e aiuta questi sbuffi di ossido nitrico. E poi ancora migliora la respirazione.
Perché noi non respiriamo mai, siamo sempre bloccati, a volte stiamo anche dei secondi interi, anche 30 secondi senza respirare, solamente perché stiamo pensando. Tu pensa quanto siamo, eh? Dobbiamo pensare e noi non respiriamo. Invece con humming la respirazione ritorna a fluire bene. E infine la cosa più importante, se volete prendervi nota di questo, humming sospende l'attività della mente. E quindi tutti i pensieri, le paure, le paranoie e le preoccupazioni, mentre fai humming, svaniscono, non ci sono più. E questa è la bellezza, e questa è la magia, perché anche se tu riesci a stare 5 secondi senza pensare, a avere in mente le tue paranoie, ti fai una pulizia incredibile del cervello, e non solo, e anche del corpo. E ora facciamo l'ultima prova insieme. Abbiamo ancora qualche minuto e vi faccio fare un lavoro importante, un lavoro sull'intenzione, ovvero tutti noi abbiamo dei desideri, giusto? Che regolarmente non si avverano. Funziona così di solito, no? Per la legge di Murphy non funziona. Ma perché noi li viviamo proprio come dei desideri e diciamo, ah, come mi piacerebbe poter vincere Totocalcio, ah, come mi piacerebbe andare al mare domenica. Ma poi la mente interviene e dice: ma cosa vuoi andare al mare che devi seguire i tuoi figli a fare i compiti? Oppure, ma cosa vuoi giocare a Totocalcio che spendi un sacco di soldi e non vinci mai, no? Questa è la mente che ti frega. Allora, questo desiderio in realtà noi lo dobbiamo trasformare in una sorta di intenzione, come se quella cosa lì che noi desideriamo fosse già realizzata, fosse già presente. Perché noi, dovete sapere, lo sapete, ma se non lo sapete ve lo ricordo, noi siamo in grado di trasformare la realtà che ci circonda, semplicemente col nostro pensiero. Ma deve essere un pensiero libero, non focalizzato sul desiderio. No, ma semplicemente un'intenzione. La mia intenzione in questo momento è non avere malattie oppure non avere problemi. No, la mia intenzione è stare bene, la mia intenzione è essere sereno, la mia intenzione è stare nella natura e quindi lo visualizzo tutto ciò in questo momento, ovviamente quando la mente viene messa da parte. Perché se la mente è attiva, ti frega e dici: ma cosa vuoi pensare al mare? Pensa a lavorare, giusto? Ok. Allora, ognuno di noi pensa adesso a un suo desiderio, una sua intenzione. Qualche cosa che noi ora, cominciamo un attimo a respirare normalmente, cominciamo a visualizzare come se fosse già qui, presente tra di noi. Naturalmente abbiamo bisogno di humming e lo facciamo insieme. Continua. Mentre tu continui a fare humming, puoi visualizzare la nuova situazione della tua intenzione, come già realizzata in questo momento. Non ci sono limiti, non ci sono ostacoli al fatto che si realizzi quello che tu stai desiderando di realizzare. Ferma la mente, mandala a riposo. L'humming è un grandissimo alleato. E se ti annoia a fare humming perché dici: ma sempre la stessa nota, puoi cantare la tua canzone preferita utilizzando humming. Così, primo, risparmi le corde vocali, secondo, risparmi le orecchie di chi ti sta intorno e terzo, ci guadagni in salute fisica, psichica ed energetica. Ma attenzione, non decidere di andare a
giocare all'Enalotto e poi chiamarmi se non hai vinto, eh? Perché l'humming arriva fino a un certo punto, ma di più non ce la fa. Fate bei suoni, ci vediamo alla prossima diretta. Ciao.